tutti, ha influenzato la cultura, nascono sempre da atti d'eroismo. Nessuno combatte col più grande generale, Scipione sì, un italiano, ci è andato là, ora non mi fate infervorare troppo, se no divento ridicolo, però erano italiani, no? Per aspettare due generali di così grande, di enorme, con questa possanza, bisogna aspettare 2000 anni, Napoleone e Wellington a Waterloo, che cambiano le sorti del mondo, sono una cosa impressionante. Nascono da atti eroici le cose grandi, come per esempio tutta l'Europa è nato dall'eroismo dei greci, d'opporsi ai persiani. Un eroismo, perché erano pochi, e così come erano pochi i nostri risorgimentali. Dell'Elmo e noi abbiamo Scipione, uno dei generali. Deve venire Cesare, Marco Aurelio, Augusto, ma pensate Adriano, Traiano, ma delle grandezze, ogni impero che c'è nel mondo è una pallida imitazione dell'impero romano, pallidissima, hanno inventato tutto, il diritto, pensate che cosa, l'architettura, non potete, ma moderno, perché la Grecia è già nel Levantino, il mondo antico, i romani sono già moderni, pensate un po', allora, dell'elmo di Scipio si è cinta la testa, quindi si è messa l'elmo del più grande generale di tutti i tempi, Dov'è la vittoria? Dov'è la vittoria? Le porga la chioma che schiava di Roma, il Dio la creò. È come una dea. Allora, è vero, perché nessun altro luogo nel mondo ha avuto un'avventura impressionante, scandalosamente bella come la città di Roma. Nessuno è l'Italia, nessuno al mondo. Non c'è un'avventura così straordinaria. Qualcuno a volte sbaglia il soggetto che dice... Dov'è la vittoria? Le porga la chioma che è schiava di Roma e Dio la creò. Non è che è schiava di Roma è l'Italia, è la vittoria che è schiava di Roma. Ho sentito una volta un ministro che ha detto, non è schiava di Roma, l'Italia. Ma no, non è l'Italia, Umberto. Non vuoi. È la vittoria che è schiava di Roma. Umberto, so se c'è anche tuo figlio Renzo. È la, il soggetto è la vittoria. Umberto. Allora, poi federalismo è un'altra cosa, parleremo vero del... Allora, perché è proprio una ricomposizione amorosa all'unione dell'Italia ad un corpo fatto a pezzi, una cosa religiosa, una ricomposizione, è un'idea veramente visionaria e carnale, solo degli spiriti immensi potevano dire facciamo l'Italia, nessuno. Ve lo ricordate che Metternich diceva era un'espressione geografica, niente, era, tutti venivano a prendere le cose più belle del mondo, tutti a pigliare qua, tutti a prendere, tutti stranieri. Allora, stringiamci a corte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, stringiamci, c'è un'elisione, a coorte, non stringiamoci a corte, ma stringiamci a coorte. La coorte era la decima parte della legione romana, erano ovvero 600 fanti, erano 6.000 in tutto, erano negli anni 10 corti, 1.600 fanti, ed era una disposizione, faceva una paura l'esercito romano quando si vedeva che nessuno al mondo, lo ripeto, ha mai fatto paura, come si dice nella Bibbia, quando ci sei bella come esercito schierato, e i romani erano il più grande esercito del mondo, un'organizzazione che non potete sapere. Allora dice, stringiamoci a corte, stiamo uniti, il motto di Morandi è tutti insieme, uniti, perché uniti non ci può vincere nessuno. Il motto dei romani era dividi et impera, per imperare dividevano, frazionavano e si pigliavano tutto, quando sei unito è un po' più difficile, non gli riusciva, tornavano indietro, ecco quello era la proprio, o gli Orazzi e i Curiazzi, perché gli Orazzi che erano i romani e i Curiazzi di Alba Longa, come ha vinto l'Orazio? Li ha divisi tutti e tre quando facevano lo spadaccino, è rimasto un solo Orazio, e per vincere gli altri tre li ha divisi, correva e ne pigliava uno per volta, se dividi vinci, se sei unito non vinci mai, allora, e dice... Secondo verso, state a vedere, dice, noi siamo da secoli, questi non li conosce nessuno, li sentite, ma è il vostro inno, è il nostro inno, fa piacere sapere sto ragazzo che è morto per noi che ha scritto, no? Allora, noi siamo da secoli calpesti, derisi, non c'è bisogno di spiegarlo, perché non siamo popolo, perché siamo divisi, lo capisce un bambino, sentite la bellezza. Raccolgaci un'unica bandiera, una speme di fonderci insieme, già allora suonò, semplicissimo. Allora, sentite, raccolgaci un'unica bandiera, facciamo sta bandiera, prima c'era la coccarda azzurra, no, dei Savoia, ma non c'era la bandiera c'era già prima e
Mazzini, che fondò la Giovine Italia, un tipo, ma Mazzini, sapete, emaciato, torvo, tutto sofferente, un personaggio memorabile, un cervello immenso, sapete che un'altra volta Metternich stesso, che era in Austria, fece tutto il congresso di Vienna, uno che ha deciso le sorti della storia, ha lasciato scritto: io ho incontrato sultani, zar, imperatori, principi, re, e li ho bloccati tutti. Solo con una persona non mi è riuscito a fare niente. Un italiano, facondo come l'uragano, instancabile come un innamorato. Il suo nome è Giuseppe Mazzini, l'unico nel mondo, e Metternich era proprio il più cervello. Questo Mazzini ha fondato la Giovine Italia con le idee repubblicane, ci ha dato proprio il nostro avvenire. Se siamo qui che si può festeggiare l'unità d'Italia, è talmente bella che permette pure che qualcuno dica: non la festeggio, è libero. Pensate che libertà che dà, memorabile, memorabile, abbiamo vinto, quella è la cosa, abbiamo vinto. Guardate che quando siamo a parlare di storia, sciocchezze, Winston Churchill, uno dei miei personaggi preferiti, che ci ha liberato dal nazismo, sapete che è il nazismo? Ci sono dei nostalgici anche di quello, non potete sapere la follia umana dove arriva. Quando lui, che ha liberato il mondo, è lui proprio l'anima, veramente il Cavour di quel periodo immenso, no? Quando andò alle elezioni in Inghilterra, dopo aver vinto la guerra, aver salvato il mondo col nazismo, perse alle elezioni, e sua moglie perse con i laburisti, e sua moglie, glielo annunciò lei la mattina mentre lui si faceva la barba, e gli disse: abbiamo perso. E Churchill, sapete cosa gli rispose a sua moglie? No, abbiamo vinto, ci siamo battuti per questo, cioè anche per perdere, ci era battuto anche per fare le elezioni, perché il popolo potesse scegliere, e quindi aveva vinto anche perdendo. Pensate alla grandezza. Gli rispose: abbiamo vinto. È una cosa memorabile. Allora, la nostra bandiera, vi dirò una cosa che magari qualcuno di voi non sa, sapete da dove viene? Come la nostra lingua, che il dialetto è bello, per carità, si può fare delle canzoni napoletane che sono patrimonio dell'umanità. Non ci sono più belle del mondo delle canzoni. Io sto lì a guardarle, mi ignudo, mi spoglio, mangio gli spartiti, mangio dalla bellezza. Alcune sono davvero, sembra leopardi, sembrano delle cose memorabili, di bellezza. Ecco, le canzoni, una poesia d'amore, una cosa su un dolore, si può scrivere anche in dialetto e sono memorabili. Ma nel dialetto non si può scrivere la critica della ragion pura, l'estetica di Croce, non si può scrivere la Divina Commedia, non si può, non si può, perché fa ridere, il pensiero non va oltre. Allora ci vuole una lingua che unisca, e c'è stato questi nostri, volevo dire, da Dante, Petrarca, ma non so, che ha preso da tutta l'Italia, ha donato la vita, e questa lingua che ci manca tanto, è la cosa proprio più profonda, che è la nostra identità più profonda. Senza lingua proprio, meglio che ci levino tutto il mondo, ma la lingua no, il suono che si sente è una cosa chissà dove va a finire, in quale profondità della nostra anima che siamo. E questa lingua, diciamo, ecco, volevo dire, i poeti sono stati che hanno dato questo desiderio, questo sentimento, inventando i sentimenti, e la bandiera venne trovata, scelta da Mazzini, da un verso di Dante Alighieri, come al solito, che nel trentesimo del Purgatorio, l'apparizione di Beatrice. Quando appare Beatrice, dice: sovracandido vel, cinta d'uliva, donna m'apparve sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. Ora vuol dire, fa impressione, perché arriva Beatrice con degli angeli che buttano dei fiori in una nuvola di fiori, che va dentro e fuori del carro dove arriva, e arriva vestita sopra un candido vel bianco, cinta d'oliva, la sapienza, pensate la bellezza, cinta d'oliva, di verde, vestita di color di fiamma viva, il rosso. Allora, questi tre colori, tutti questi colori, sopra candido vel, cinta d'oliva, donna m'apparve sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva. Sì, già la bellezza, allora si può mettere certo Mameli con Dante. E Mazzini ha scelto questi tre colori, era già la bandiera nel 1830, quando faceva la Giovine Italia, decise di fare questa bandiera con questi tre colori. Quindi la nostra bandiera viene da Dante Alighieri, trovate un altro popolo che ha i colori del poeta più grande del mondo. Allora, già anche la bandiera è memorabile. Vogliategli bene! Vogliategli bene a quella bandiera, che è una cosa memorabile, ma che è una cosa di una bellezza, ma lasciatela stare.
E poi un altro verso, uniamoci, amiamoci, l'unione e l'amore, sentite quante volte ribatte sull'unione e l'amore. L'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Queste proprio sono l'idea un po' del Gioberti, il cattolicesimo e il liberalismo insieme, no? Uniamoci, amiamoci, l'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore. Giuriamo far libero il suolo natio, uniti per Dio, chi vincerci può? Quel per Dio è come dire pur Dio, orca miseria. No, uniti per Dio, chi vince ancora, ribatte, vi deve entrare in testa questo fervore. E poi, guardate che, volevo dire, qualsiasi cosa succede, io voglio anche fare una cosa sulle donne. Le donne del Risorgimento, quelle che hanno fatto, a parte la Contessa di Castiglione, la Trivulzio di Belgioioso, sapete, c'era la Trivulzio di Belgioioso, ha fatto delle cose a sue spese, portava dei battaglioni da Napoli a Milano per combattere, per liberare i milanesi. Non lo potete sapere cosa hanno fatto le donne. Le donne, la Trivulzio di Belgioioso è la Certosa di Parma di Stendhal, uno dei più grandi romanzi di tutti, è lei, è ispirato a lei, Hayez l'ha dipinta. Donne proprio che hanno combattuto per noi, perso proprio la Blondel, e ora la Paolucci, Anita Garibaldi, morta incinta a seguito del suo marito per andare a Venezia, scappando da nemici. Una donna memorabile, Anita Ribeira da Silva, una donna memorabile. Poi ci sono tutte le donne, la Blondel, ripeto, tutte quelle che avevano fatto dei circoli, le madri si scrivevano, se vedete un ragazzo così è mio figlio, erano dei circoli, ditegli che la sua mamma gli vuol bene, cercavano i figli, i mariti, i fratelli, in questa, era una cosa straordinaria e non hanno avuto mai diritti, prima di avere un diritto queste donne, sapete che il voto le donne l'hanno avuto nel 1946? Pensate un po' che roba, nel 46, e la prima donna ministro è stata la nostra Tina Anselmi nel 1976, ministro del lavoro, una donna memorabile, vero, ministro della Repubblica, alla quale mando un saluto, democristiana, cattolica, ha fatto la resistenza, una donna spettacolare, queste sono donne alle quali bisogna volergli bene. Allora andiamo, dall'Alpe a Sicilia, sentite, ora c'ha sei versi che fa tutta la storia d'Italia, la grandezza della poesia. Con un romanzo ci vorrebbero 20 pagine, fa un volo sopra l'Italia, state a sentire. Dall'Alpe a Sicilia, dovunque è legnano, ognuon di ferruccio ha il core alla mano. I bimbi d'Italia si chiaman balilla, il suon d'ogni squilla i vespri suonò. Ora, voi dite, che vuol dire questa cosa? Ma allora le conoscevano. È proprio una storia d'Italia, di tutte le zone d'Italia oppresse e sventrate dagli stranieri, sventrate proprio da dei mercenari. Dall'Alpe a Sicilia, dovunque è legnano, legnano, Pontida, Alberto da Giussano, Umberto, allora, legnano, lui ci dice che anche un pezzo piccolo dell'Italia è tutta l'Italia, loro ci sono morti per queste cose qua, ma è una cosa memorabile, guardate, ovunque è legnano, cioè il carroccio quando ci fecero, come si chiama, quando fecero la contro Federico Barbarossa, no? Insomma, è memorabile quella cosa là, contro Federico si misero tutti i comuni, Milano, Cremona, Brescia, Bergamo, e fecero la Lega Lombarda. Per fare questa Lega Lombarda c'era la Compagnia della Morte e il Carroccio, avevano giurato fedeltà fino alla morte, insomma, distrussero Federico Barbarossa, gli toccò disarcionato, scappò via a piedi, quest'unione insieme, e lui parte da Legnano, che è vicino a Milano, no, a Busto Arsizio, Legnano che è Alberto da Giussano, è dentro l'inno di Mameli, Legnano, dentro all'inno, ogni volta ora che voi direte Legnano, potete sventolare il tricolore perché fa parte dell'inno di Mameli, è una cosa nazionale, una cosa bellissima. Allora, ognuon di ferruccio, un omaggio, dice, non facciamo festa durante la cosa, andiamo a scuola. Ma se si va a scuola, dice, si studia il Risorgimento, ma se non ci vai ti chiedi, perché non sono a scuola? Perché? Allora rimbomba, dice il poeta, assenza, più acuta presenza, Perché non sono a scuola? Dice, perché oggi è la festa della tua mamma, dell'Italia, quella di dove, dell'Italia. Fateglielo sentire che c'è una cosa bellissima questa. Allora dice, ognuon di ferruccio, dopo Legnano, che nel 1176, pensate un po', invece Ferruccio e Francesco Ferrucci a Firenze, Carlo V, questi erano i tedeschi che avevano tutto il nord dell'Italia. Qui siamo, in Toscana, dove ci sono gli spagnoli. Ma dappertutto continuamente c'è questa o de Francia o de Spagna, purché se magna, frasi orrende. Beh, c'è cioè una cosa tremenda. Questi spagnoli
Questi spagnoli hanno assediato Firenze, la Repubblica Fiorentina, libera. Abbiamo inventato noi la libertà dei comuni, non c'era nel mondo. Nel 1100-1200 i comuni liberi, l'abbiamo inventati noi. Allora la Repubblica Fiorentina, assediata da Carlo V, dagli spagnoli, facendo soppugnamenti, Francesco Ferrucci, nobilissimo, li stava ammazzando tutti finché fu aggredito a Gavinano da Maramaldo.